Bentrovati, dunque il giorno dopo gli scontri dentro e fuori la facoltà di lettere di Bologna, c'è molta divisione tra gli studenti, tutto è nato dalla decisione del rettore di mettere dei tornelli alla biblioteca della facoltà, questa decisione non è piaciuta ai collettivi che hanno occupato la sala, quindi l'intervento della polizia, ci sono state delle cariche, uno scontro anche ideologico con le parole del sindaco di Bologna Merola che ha definito la protesta questa violenta, non ha nulla a che fare con il movimento del 77, il prorettore dell'università ha detto abbiamo cercato il dialogo ma non è stato possibile e quindi è dovuta intervenire la polizia e nel pomeriggio ci sarà un'altra manifestazione. Studenti che prendono le distanze da altri studenti, la protesta dei collettivi universitari di Bologna contro i tornelli divide. E ora una parte dei ragazzi dice no e prende le distanze. Alla luce di quanto accaduto di recente in via Zamboni 36, per questo ed altri atti vandalici perpetrati dal CUA a danno dell'università, noi studenti scegliamo di dissociarci dalle azioni del collettivo in segno di critica e di protesta. Supportiamo le istituzioni dell'Ateneo e attendiamo che vengano presi dei provvedimenti nei confronti dei responsabili dei danni ai quali l'università ha assistito. Questo è uno stralcio della petizione lanciata online ieri sera su change.org. L'appello alla dissociazione ha già raccolto oltre 2000 firme in poche ore. La maggior parte sono di studenti universitari stufi dell'ennesima azione di protesta dei colleghi del collettivo universitario. È finita ieri pomeriggio a manganellate con la polizia. Nei video si vedono benissimo celerini che si fanno spazio tirando sediate addosso agli studenti. Hanno distrutto una biblioteca. Noi stiamo chiedendo di intervenire all'interno del 36 per risistemarlo, perché quello è il nostro spazio, lo spazio che viviamo tutti i giorni e vogliamo risistemarlo dopo la violenza e la distruzione. Un testa a testa durato qualche ora dentro la biblioteca al civico 36 di via Zamboni, sedie che volavano, scrivanie ribaltate, urla e insulti. La tensione alle stelle si è poi riversata per le strade intorno alla cittadella universitaria con lancio di bidoni della spazzatura contro le cariche degli agenti. Motivo degli scontri, i tornelli di accesso alla biblioteca, un sistema di controllo voluto dall'Ateneo per ragioni di sicurezza, visto che le aule studio restano aperte fino a mezzanotte. Non ci sono mai state restrizioni, dice il rettore vicario, la biblioteca di scienze umanistiche era aperta a tutti. Tutti abbiamo perso. Ma io vorrei parlare alla comunità, agli studenti, ai veri studenti, forse dovremmo anche cominciare a capire o a smettere di chiamare studenti, forse persone che non lo sono mai state. Gestiamo noi gli spazi della biblioteca, da sempre luogo di incontro e studio di studenti ribelli, sostengono invece gli universitari del CUA. E così, il giorno dopo la loro installazione, sono iniziati gli atti di sabotaggio. I tornelli sono stati praticamente smontati da chi non si voleva piegare al controllo, la sala studio occupata, fino a quando il rettore ha chiesto alla questura di intervenire per lo sgombero. È l'ennesima battaglia del collettivo studentesco bolognese, non nuova ad azioni eclatanti, come quella contro il professore di scienze politiche ed editorialista del Corriere della Sera, Angelo Panebianco, le cui lezioni sono state interrotte più volte nel febbraio dello scorso anno. Il professore aveva scritto che bisogna preparare l'opinione pubblica alla guerra in Libia, per i contestatori era un guerrafondaio. La galassia antagonista a Bologna inizia a mostrare le sue divisioni, uno dei primi segnali sempre lo scorso anno, quando furono organizzati due cortei diversi contro Salvini, che in Piazza Maggiore riunì il centrodestra in occasione delle amministrative. Adesso sono gli studenti universitari normali che si oppongono al collettivo e alle sue forme di protesta. Nel pomeriggio gli attivisti del CUA hanno organizzato un corteo di resistenza studentesca. È stato chiesto il rinvio a giudizio del senatore di Gal Antonio Caridi, di altre 82 persone accusate a vario titolo di associazione mafiosa e altri reati. Caridi si era costituito nell'agosto scorso dopo che a Palazzo Madama aveva concesso l'autorizzazione al suo arresto e accusato di essere stato uno strumento della cupola riservata dell''Ndrangheta. 82 richieste di rinvio a giudizio, 82 persone accusate a vario titolo dalla direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria di associazione mafiosa, voto di scambio, corruzione, estorsione,
truffa, falso ideologico, rivelazione di segreti d'ufficio, violazione della legge Anselmi contro logge, associazioni coperte da segreto. Si chiudono così le maxi indagini della Procura calabrese che lo scorso anno aveva riunificato in un unico fascicolo 5 diversi filoni di indagine, 5 inchieste dei nomi inequivocabili Mamma Santissima, Sistema Reggio, Fata Morgana, Region e Alchimia, 5 fascicoli che scavavano nei rapporti torbidi e decennali tra 'ndrangheta e politica, massonerie, affari illeciti e mafia. Le indagini avevano portato lo scorso agosto, dopo l'avallo del Senato, all'arresto di Stefano Caridi, parlamentare di GAL Grandi Autonomie e Libertà. Dopo il via libera di Palazzo Madama, Caridi si è costituito e da quel momento è detenuto a Rebibbia. C'è anche lui nella corposa lista delle persone per le quali i magistrati hanno chiesto il processo. Il suo ruolo sarebbe stato quello di strumento della cupola riservata dell'Andrangheta che avrebbe, nell'ipotesi accusatoria, guidato la sua intera carriera politica. Voti in cambio di appoggio agli affari criminali a diversi livelli comunali, regionali, nazionali, con inchieste e personaggi che si muovono tra logge coperte e criminalità organizzata. Sotto la lente d'ingrandimento dei magistrati di Reggio Calabria ci sono i rapporti di Caridi con Paolo Romeo, avvocato ed ex deputato del PSD, già condannato in via definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa. Romeo, detenuto nel carcere friulano di Tolmezzo, è considerato dagli inquirenti come una delle teste pensanti di una cupola in grado di influenzare i destini, gli investimenti, le elezioni della Calabria e non solo. Insieme a lui avrebbero fatto parte della componente riservata dell'Andrangheta che era al vertice dell'intera organizzazione ed è stata disposta alla richiesta di rinvio a giudizio anche per l'ex avvocato Giorgio De Stefano, l'ex sottosegretario della Regione Calabria Alberto Sarra e del dirigente della Regione Calabria Francesco Chirico. E torniamo su quei 16 milioni di euro del Tribunale di Milano finiti nel mirino dell'ANAC, l'autorità anticorruzione. Erano fondi destinati all'Expo ma sono serviti per altro, emergono sospetti sull'assegnazione delle gare d'appalto. 16 milioni di euro, fondi Expo destinati ai servizi telematici e infrastrutture informatiche del Tribunale di Milano. Gare d'appalto ora all'attenzione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione di Raffaele Cantone e sulle quali potrebbe piombare l'ennesima inchiesta. Tutto parte da un esposto fatto un anno fa dall'allora presidente della Corte d'Appello di Milano Giovanni Canzio e dell'Avvocato Generale dello Stato e numero 2 della Procura Generale Laura Bertoleviale, dopo che il blog Giustiziami nel 2014 scriveva che quei fondi governativi erano stati destinati nel nome dell'Esposizione Universale col meccanismo degli appalti diretti. Lo stesso, scriveva il sito, che nelle inchieste su Expo viene indicato dalla Procura di Milano come la possibile anticamera delle tangenti. Soldi in questo caso assegnati senza gara, ma secondo il codice degli appalti che prevede la possibilità di affidamenti diretti di lavori e commesse anche per somme che superino i 40.000 euro. Ed è qui che l'ANAC vuole vederci chiaro. Scavalcata l'asticella dei 40.000 euro, gli affidamenti diretti sono stati giustificati da adeguate motivazioni nelle delibere? Con quei soldi bisognava rifare in concomitanza con la grande fiera tutto il sito del Tribunale, il processo civile telematico e la cosiddetta console del magistrato, che doveva informatizzare gran parte del lavoro delle toghe, tra cui quei 173 monitor costati 1.700.000 euro installati 2 anni fa per aiutare la gente ad orientarsi nel labirinto del Tribunale, alcuni dei quali mai entrati in funzione. Le comunicazioni di calendari, aule e giudici sono simulazioni, solo test, come si legge sotto la scritta udienza facile. Un palazzo di giustizia più smart l'aveva chiesto per prima Livia Pomodoro, all'epoca presidente del Tribunale. Informatizziamo il nostro sistema, aveva detto, basta coi vecchi fogli di carta sulle porte delle aule. I soldi erano stati gestiti dal Ministero della Giustizia e non da Expo e assegnati attraverso Palazzo Marino, la stazione appaltante, sulla base del tavolo di giustizia di Milano firmato nel 2009 e di 2 delibere di giunta, una del 2010 del sindaco Moratti e l'altra l'anno dopo di Pisapia appena insediato. Adesso 10 di quei 16 milioni di appalti concessi per la maggior parte per affidamento diretto sono al vaglio degli uomini dell'anticorruzione alla ricerca di eventuali profili penali. Mi vergogno di quello che ho fatto e chiedo scusa, lo ha detto Gabriele De Filippi, il giovane imputato per l'omicidio dell'ex insegnante Gloria Rosbock, scomparsa nelle Canavesi il 13 gennaio del 2016, ritrovata morta alcune settimane dopo in una discarica. Accusati dell'omicidio Roberto Obert, Gabriele De Filippi e la madre di quest'ultimo. Nel corso dell'udienza preliminare che si è aperta oggi, i legali di De Filippi e Obert hanno chiesto per entrambi gli assassini, reo confessi, il rito abbreviato per De Filippi subordinato agli esiti della
perizia psichiatrica. Nel corso dell'udienza il papà di Gloria Rosbach, presente in aula, si è sentito male ed è stato accompagnato in una stanza vicina. E c'è un'altra brutta storia contro Papa Francesco. Dopo i manifesti che sono stati affissi abusivamente in alcuni quartieri della capitale ad altri prelati, è arrivata una email con una falsa copia dell'Osservatore Romano, che è il giornale della Santa Sede. Questa è una copia perfetta e assolutamente falsa dell'Osservatore Romano, organo ufficiale della Santa Sede, ed è arrivata via email a vescovi, cardinali e alti prelati, mittente sconosciuto. Il bersaglio del fake, ancora una volta il pontefice, sono state rievocate le pasquinate del 1600, componimenti satirici anonimi che comparivano ai piedi della statua di San Pasquino a Roma, un metodo riesumato una settimana fa, quando sono apparsi sui muri di Roma manifesti in vernacolo romano con l'immagine di Bergoglio corrucciato, una lettera aperta di contestazione del suo operato. Il manifesto si concludeva con la domanda retorica: e questa, Francesca, sarebbe la tua misericordia? La pagina falsa dell'Osservatore Romano solleva anche questioni più strettamente dottrinali. Il contenuto fa infatti riferimento alla concessione della comunione divorziati, svolta rivoluzionaria che aveva sollevato la contrarietà della frangia più conservatrice della Chiesa Cattolica. Quattro cardinali avevano scritto a Papa Francesco ponendo cinque domande al pontefice in merito a contraddizioni che porporati individuavano all'interno dell'Amoris Laetitia, l'esortazione di Bergoglio sull'amore nella famiglia dopo i sinodi, domande che richiedono un sì e un no. A quella lettera Francesco finora non ha risposto, ma la mano misteriosa che ha creato il falso Osservatore pubblica cinque risposte ipotetiche ma ambigue. Molti ipotizzano che dietro il fake ci sia la fronda più ortodossa della curia, da sempre ostile alle innovazioni di Francesco. Difficilmente l'ultima provocazione toglierà il sonno al pontefice, visto che, stando alle sue parole, non ci riesce neanche la corruzione in Vaticano. E il Papa stesso arriva Velardo nella recente intervista a Civiltà Cattolica. Se ha un pensiero lo scrive su un foglietto di carta e lo mette sotto la statua di San Giuseppe che ormai dorme, rivela Bergoglio, su un materasso di biglietti. Ma lui, il Papa, riposa sereno 6 ore a notte e di giorno combatte a modo suo. Anche questa mattina è tornato sul tema nella sua omelia nella Domus di Santa Marta. La corruzione, ha detto Bergoglio, inizia poco a poco, poi cresce. Per difendersi, consiglia Francesco, non bisogna cedere di un solo millimetro. Un'inchiesta ha svelato una pesante contraffazione delle mozzarelle di bufala. Anziché usare latte di bufala, appunto, delle aziende tra Caserta e Napoli utilizzavano latte vaccino da mucche affette da tubercolosi. Poi questo latte veniva adulterato con della soda caustica. Ci sono anche degli arresti, tra cui un socio del consorzio Mozzarelle DOP. I finanzieri fanno irruzione in questo caseificio tra i più noti del casertano e in altri due tra Napoli e Caserta, immediato il sequestro dopo un'indagine coordinata dalla procura di Santa Maria Capovetere sulle mozzarelle adulterate attraverso l'uso della soda caustica. L'additivo ritenuto dannoso per la salute veniva inserito nel latte e poi utilizzato per produrre mozzarella di bufala per mascherarne l'acidificazione o l'invecchiamento. La mozzarella contraffatta era esportata in tutta Italia, dal sud al nord ed anche all'est, negli Stati Uniti. In 10 sono finiti agli arresti tra imprenditori, titolari dei caseifici e allevatori, venditori. Con l'adulterazione del prodotto tramite utilizzo di idrossido di sodio e quindi di soda caustica, o ancora attraverso l'utilizzo di latte vaccino laddove c'è un marchio riservato al marchio DOP, nonché attraverso l'uso di latte non pastorizzato, con inevitabili danni per la salute pubblica. Ma in questi caseifici sotto sequestro c'era anche altro: il latte spesso proveniva da allevamenti con bufale malate di tubercolosi. Per gli inquirenti esisteva un vero e proprio sistema criminoso, con il coinvolgimento di allevatori, rivenditori titolari, come risulta dalle intercettazioni. Si fa a parte, ci mischiamo un po' di soda dentro, dice uno degli interlocutori, un po' di carica batterica, poi parlano di due vacche con la tubercolosi, quindi gli diamo una mano, questo è latte di alta qualità, io non lo voglio fare buttare. Una lunga serie di conversazioni finite sul tavolo della procura sammaritana, dove gli indagati parlano dell'idrossido di sodio o soda caustica aggiunto alla materia prima e del latte vaccino crudo al posto di quello di bufala e prodotto non pastorizzato. Ponevano dolosamente in commercio prodotti caseari realizzati con il latte così adulterato.
ha spiegato il procuratore di Santa Maria Capua Vetere, utilizzando indisturbati anche latte proveniente da allevamenti non indenni alla tubercolosi. Tra gli arrestati Salvatore Bellopede, socio del consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana DOP e presidente della Confartigianato Caserta, ai domiciliari insieme al fratello Luca. Col Diretti punta il dito e lancia l'allarme: l'adulterazione rischia di danneggiare l'immagine dei 1371 allevamenti che producono un marchio DOP. Il procuratore chiarisce: è un caso grave ma circoscritto agli allevamenti e ai soggetti sotto indagine. Non c'è pericolo per i consumatori, i controlli funzionano. E con questo è tutto, ci fermiamo qua. Adesso vi lascio a Tagadà, grazie per averci seguito, vi auguro un buon fine settimana, arrivederci.